salve a tutti, benvenuti nelle pillole del telefono rosso di Potere al Popolo. Parliamo di cassa integrazione in deroga, un istituto di semplificazione all'accesso rispetto alla cassa integrazione ordinaria voluta dal decreto Curitalia dello scorso anno, proprio per contrastare l'instabilità economica portata dalla pandemia globale da Covid-19. Ha rappresentato sicuramente un grande strumento di garanzia per i lavoratori di aziende che si sono viste chiudere in tutto o in parte la propria attività, perché destinatari di provvedimenti di lockdown su tutto il territorio nazionale. Attualmente è stata prevista nella nuova legge di bilancio e dal 2021, a partire dal 1 gennaio, è stata prorogata di ulteriori 12 settimane, ma riteniamo che sarà ancora prorogata. Ma veniamo alle vostre domande. Molti di voi ci hanno chiesto: ma se sono in cassa integrazione, posso lavorare? Allora, la risposta non è univoca, nel senso che non esiste un divieto assoluto di svolgere un'altra attività lavorativa mentre si è in cassa integrazione. L'importante è che il lavoratore comunichi all'INPS di sospendere il trattamento salariale, perché può incorrere in questo caso, in caso di mancata comunicazione, in una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 25.000 euro, oltre al risarcimento dei danni nei confronti dell'INPS. Quindi è bene comunicare. Ovviamente, se si sta svolgendo un'altra attività lavorativa, non può essere svolta alle dipendenze di aziende, ma soltanto attraverso la modalità del contratto a prestazione occasionale. Ma veniamo all'aspetto più importante che ha toccato la cassa integrazione in deroga in particolare, perché tantissime sono state dall'anno scorso le segnalazioni pervenute all'antifrode dell'INPS, perché molte aziende, per usufruire di questi ammortizzatori sociali, hanno svolto delle assunzioni retrodatate oppure si sono costituite ad hoc per poterla richiedere. In questo caso, intervenuta la Cassazione, si tratta del reato grave di indebite percezioni di erogazioni dello Stato. Quindi queste aziende che hanno lavoratori in forza, quindi stanno continuando a far lavorare i propri dipendenti, hanno richiesto anche la cassa integrazione, cioè i lavoratori che continuano a lavorare percependo però l'85% dello stipendio perché sono in cassa integrazione, quindi lavorano uguale a prima o se non addirittura di più rispetto a prima, ma percepiscono soltanto l'85% dello stipendio. In questi casi i lavoratori non denunciano per paura di perdere il proprio posto di lavoro e quindi di essere licenziati. È bene però denunciare e è bene fare queste segnalazioni anche in forma collettiva, eventualmente all'ispettorato del lavoro, affinché svolga delle ispezioni sul posto di lavoro e faccia dei controlli incrociati sul fatturato di queste aziende, perché se è rimasto identico rispetto alla situazione di prima, vuol dire che continuano a far lavorare i propri dipendenti in maniera illegale. Se avete ulteriori dubbi o per ricevere ulteriori chiarimenti, chiamate i numeri che trovate nella nostra box oppure scrivete alle mail che trovate sempre nella nostra box.